Presidente, possiamo definirlo un giorno storico per questo territorio. Ma sono contento perché oltretutto sta dentro il percorso della nostra riforma, c'è un percorso basato sulla volontarietà, quindi l'esigenza dei comuni, scelta dai comuni e organizzata dai comuni. E quindi la comunità che oggi nasce va in quella direzione, devo dire è già iniziata diciamo in modo informale precedentemente alla giornata di oggi, sono stati fatti degli studi specifici con esperti per capire come ottimizzare le risorse pubbliche e le capacità dei singoli comuni e oggi questa scelta dei comuni suggella diciamo, questo percorso e sono contento di essere presente. Assessore, sono 132 i comuni che con questa comunità del Colio mettono assieme le funzioni per i cittadini. Che cosa rappresenta questa importante scelta? Rappresenta la responsabilità dei sindaci del nostro territorio che di fronte a uno strumento che è stato messo a disposizione dall'amministrazione regionale con la riforma delle autonomie locali hanno scelto di condividere un percorso assieme. Stare assieme, sappiamo che è difficile, è una sfida, è mettere insieme delle teste diverse, dover concordare delle scelte con altri primi cittadini è qualcosa sicuramente di più complicato che farlo da soli in autonomia. Però evidentemente chi lo fa sa che stando insieme si può offrire un servizio migliore al cittadino e offrire un servizio migliore alla propria comunità e questo è un risultato importante anche per l'amministrazione regionale, per l'indirizzo che vogliamo dare alla politica del territorio. Noi vogliamo che non ci sia una regione che comanda, che dirige, che impartisce ordini, ma che dia semplicemente lo strumento più opportuno ai primi cittadini che si sono assunti delle responsabilità importanti di poter governare al meglio il proprio territorio e poter essere giudicati dai propri cittadini ogni 5 anni su quello che sono riusciti a fare e sulle scelte che hanno preso. Oggi la scelta è stata di aprire un'ulteriore comunità e questo è qualcosa di assolutamente importante per noi perché evidentemente quel percorso che avevamo appunto intrapreso è un percorso che viene giudicato positivo. Grazie.